Yair Lapid ha 28 giorni di tempo per una missione davvero difficile: formare un governo con 7 partiti che vanno dalla destra alla sinistra estrema e far calare il sipario sull'era Netanyahu. Fallito il tentativo del leader del Likud, il presidente israeliano Rivlin ha affidato ieri sera l'incarico a Lapid, 57 anni, ex giornalista in Parlamento dal 2013 e astro nascente dell'opposizione centrista. Forte dei suoi 17 seggi, può contare sull'appoggio di 56 parlamentari, una coalizione già molto fragile ed eterogenea, a cui per avere la maggioranza in Parlamento dovrebbe aggiungersi Yamina, partito di estrema destra guidato da Naftali Bennett, perché è l'ex delfino di Netanyahu, l'ago della bilancia, tanto che Lapid gli avrebbe offerto in una premiership a rotazione di fare per primo il capo del governo. Un patto che ha come obiettivo principale eliminare dalla scena politica Netanyahu, indebolito dal processo in corso ma non atterrato. Il leader dell'Likud sta corteggiando i parlamentari di Bennett, contrari a entrare in un governo con arabi e sinistra, e ha proposto una riforma elettorale con l'elezione diretta del premier. Se dovesse passare, Israele tornerà al voto, uno scenario che tanti vorrebbero evitare, a partire dal presidente Rivlin, che a fine giugno terminerà il suo mandato.